Bene, eh, buongiorno, bentrovati, ben trovati, benvenuti a tutte e a tutti. Saluto le eh, tante persone presenti della stampa, del mondo produttivo, eh, sindacale, associazionistico della regione, sono qui con rappresentanze. Saluto il Presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale Patanè e insieme a tutti voi diamo il benvenuto alla... Ministra delle Infrastrutture, Onorevole Paola De Micheli, che abbiamo sempre qui tra noi con grande piacere, soprattutto perché ogni volta che siamo qui è per fare il punto, annunciare o dare concretezza a percorsi che abbiamo avviato in perfetta diciamo, sintonia e corrispondenza di visione, con un lavoro di questi mesi importante. Mi permetto diciamo, di sottolineare in questo saluto iniziale, prima di dare la parola al eh, nostro Presidente, al Presidente Zingaretti. Nuovo volto del Lazio: eh, 6 miliardi e 300 milioni di investimenti per grandi opere e il senso diciamo, di questo nuovo volto e gli strumenti attraverso i quali eh, attuarlo eh, attraverso diciamo, le eh, possibilità, le previsioni del decreto semplificazione. Eh, Opere che rientrano in un contesto di modernizzazione, di sviluppo e di crescita del sistema Lazio attraverso diciamo, diversi ed articolati investimenti ispirati eh, dicevo, sicuramente alla concretezza, alla possibilità di velocizzare queste opere, alla soluzione diciamo, di problemi le cui soluzioni sono state spesso diciamo, interrotte o ritardate nel corso degli anni, anche se noi mi permetto di ricordare in questi sette anni abbiamo fatto. Una parte importante per velocizzare e realizzare anche nei tempi previsti eh, dalle gare quello che era possibile e necessario realizzare, che configurano anche diciamo, ecco, la nostra idea di sviluppo, di connessione e di crescita della nostra regione, eh, a cui crediamo, abbiamo lavorato in questi anni e in questi mesi, in stretto contatto. E, e condivisione con, con il Ministero. Quindi anche questo diciamo, lavoro mh, credo che vada sottolineato, rappresentato e ricordato eh, qui oggi. Quindi dopo questo saluto e questa introduzione per entrare, entrare nel merito delle questioni, delle nuove opere, del loro senso all'interno del sistema eh, regionale, mh, passo la parola al Presidente. Zingaretti, cui poi seguirà l'intervento della ministra De Micheli. Grazie. Grazie. Ringrazio la ministra De Micheli per essere qui ancora una volta per annunciare scelte fatte, atti compiuti, eh, così come è avvenuto per la presentazione del piano di investimenti delle ferrovie nella nostra regione. E oggi noi possiamo parlare veramente di una svolta storica. Eh, il governo infatti ha voluto dare un segnale concreto per la ripresa del nostro sistema economico nazionale, scommettendo tra le altre cose su due punti particolarmente importanti per il nostro Paese, come quello degli investimenti per nuovi cantieri e inserendolo nel decreto semplificazione attraverso lo strumento del commissariamento garantire non solo investimenti ma velocità e realizzazione di queste opere. L'economia riparte se c'è fiducia nel Paese e se si ricostruisce una fiducia nel mondo nei confronti del nostro Paese. Questo non avviene con pacche sulle spalle e con sorrisi ma con scelte di campo concrete. In questo caso, come vedrete, si tratta di opere infrastrutturali di grandissima rilevanza per il nostro paese, per l'Italia, che aiuteranno non solo il Lazio, ma la nostra regione, seconda regione italiana per prodotto interno lordo e la regione della Capitale, rappresentano, a mio giudizio, opere che aiuteranno l'Italia stessa ad essere molto, ma molto più eh, competitiva. Per questo, ringrazio di nuovo la Ministra e tutto il Governo. Perché, per quanto riguarda la nostra regione, parliamo di circa nove opere, per un valore, come ha detto l'assessore, di circa 6 miliardi di euro, ma che si aggiungono, come abbiamo detto nelle scorse settimane, a una serie di investimenti strategici che davvero possono farci parlare di un nuovo volto del Lazio. Vi confesso che oggi per noi, 48 ore fa c'è stata l'uscita dal commissariamento. Le scelte contenute in questo eh, decreto rappresentano il coronamento del programma elettorale con il quale ci siamo presentati alle elezioni che sembrava un sogno, un libro dei sogni e ora invece diventa assolutamente eh, realtà. Perché come vedrete cambiano nella sostanza la fisionomia delle infrastrutture della regione in maniera radicale e ripeto, per motivi che ora dirò, cambiano anche... In maniera sostanziale l'aumento della competitività del sistema paese. Di che cosa parliamo? Eh, ecco, il primo, la prima slide riguarda i sei interventi sulle strade. Parliamo del potenziamento della A24 e A25. Il tratto laziale prevede un investimento di circa un miliardo sui 6 miliardi complessivi previsti. Le quattro corsie della Salaria che rappresentano non solo un grande volano di sviluppo per il territorio del Reatino, ma anche e soprattutto un grande nuovo segnale di speranza per le aree eh, terremotate che richiedono, oltre a una velocità degli investimenti, eh, infrastrutture sulla mobilità eh, che si richiedono da, da anni, forse potrei dire da decenni. L'altra grande trasversale è la Civitavecchia Orte, anche qui eh, è un lavoro eh, di una infrastruttura che in parte abbiamo inaugurato circa due anni fa, erano soldi già stanziati nel patto per il Lazio, oggi diventano concretezze e grazie al commissariamento si corre per eh, realizzarla. Il proseguimento della Tarquinia Civitavecchia Livorno, eh, Un'arteria fondamentale verso il nord, sulla Litoranea, per quanto riguarda la parte laziale, chiude una ferita, un po' un buco che ora si ferma a Tarquinia e poi riprende dopo ehm, l'Aurelia molti chilometri a nord. E quindi si costruisce un asse viario di primaria importanza che alleggerirà anche il peso sull'autostrada al centro della regione e poi infine. Ehm, il, la Bretella Cisterna eh, Valmontone eh, aggiungo perché in questa sala, credo che negli ultimi trent'anni, i eh, presidenti di regione che le hanno citata eh, sono stati molti. Io qui ringrazio l'assessore Alessandri perché in questi due anni ha seguito con particolare pazienza questa avventura. Non solo la Roma Latina, ma eh, un progetto di circa 2 miliardi. Con, eh, che non solo prevede la Roma Latina, ma la cisterna Valmontone. Eh, il secondo pacchetto rivoluzionario riguarda quello su ferro. Eh, per Roma è una rivoluzione, una vera e propria rivoluzione. Si parla dell'anello ferroviario, che la capitale del Paese attendeva da decenni, eh, 547 milioni di euro di investimento nella capitale che rivoluzioneranno la mobilità nella capitale, non solo su ferro, ma in realtà la mobilità sostenibile. Mi permetto di dire, anche se non lo dovrei dire io e non è una cosa polemica, è il primo atto concreto che va verso la grande stagione di ripensamento della capitale che noi dovremo avviare in occasione del grande giubileo del 2025. Ed è la straordinaria occasione che si presenterà all'Europa, al mondo, all'Italia, ma poi a Roma per il bimillenario della morte di Cristo che sarà nel 2033. Noi dobbiamo vivere questi due grandi appuntamenti con grande rispetto per il messaggio religioso che conterranno, ma anche con una grande necessità di modernizzazione della capitale. Lo sblocco dell'anello ferroviario, chi a memoria del giubileo del eh, 2000 sa quanto è il cuore di una possibile trasformazione urbana della capitale eh, del Paese. Altra grande opera, il potenziamento della linea Roma-Pescara. Eh, Un'opera idrica ma non banale, eh, anzi non solo non banale, ma una delle più importanti investimenti idrici che si fa nel centro-sud Italia, ma soprattutto lo ricordo per chi lo dimentica l'infrastruttura idrica che salva la capitale del paese dal rischio dell'approvvigionamento idrico. Eh, è quasi agosto, io non dimentico l'agosto credo di due anni fa quando mi eh, presi il compito di bloccare le captazioni dal lago di Bracciano con tutto ciò che comportò e le polemiche feroci rispetto alla follia che la capitale d'Italia non avesse un approvvigionamento idrico degno di una capitale, noi con questo investimento poniamo fine a quella che è una stagione che si chiude anche qui dopo decenni all'insegna della modernità, del risparmio idrico e della modernizzazione della rete idrica. Parliamo di un investimento di circa 700 milioni di euro con questo nuovo acquedotto del Peschiera. Ovviamente io ci tengo a dirlo perché altrimenti domani scoppiano le polemiche, queste non sono le uniche infrastrutture che sono cantiere, sono quelle più rilevanti e sui quali si lavora a strumenti di commissariamento. Perché però queste sono importanti? E questa è la, la mappa più importante che, sulla quale mi vorrei soffermare perché come vedete in questa mappa del Lazio nella tracciati con le due linee nere che sono le infrastrutture esistenti, finalmente prende corpo quello che è stato il sogno della nostra regione per interi decenni, e cioè collegare le attuali infrastrutture viarie, l'autostrada nella parte interna, le, i tratti di autostrada esistenti sulla parte tirrenica e al nord e al sud del Lazio le due nuove infrastrutture, la Orte Civitavecchia al Nord e la Cisterna Valmontone al Sud, che non solo alleggeriranno molto il traffico sul raccordo anulare, perché oggi è l'unico snodo intorno al quale tutto il traffico tra nord e sud passa. Ma in questo l'Italia è più competitiva, perché a Civitavecchia c'è il più grande porto eh, croceristico e con immense potenzialità per quanto riguarda la logistica, che in questo modo entra direttamente in contatto con Orte e quindi con l'autostrada la che va verso il nord del paese e l'Europa e nel sud uguale, vi ricordo che il MOF, il mercato agroalimentare, è il vero grande polmone dell'agroalimentare del sud Italia, che in questo modo entra anch'esso in diretto contatto con la rete autostradale. E quindi si costruisce un circolo virtuoso intorno alla capitale che rende tutto il territorio regionale molto più competitivo, ma mi permetto di dire molto più competitivo anche a livello europeo. Noi andremo ad illustrare questo piano di investimenti in tutta Europa per far vedere eh, come si può eh, operare e quello che diventerà concretamente questa nostra regione. E mi piace dirlo dopo quanto accaduto la grande vittoria italiana al Recovery Fund avvenuta alcuni giorni fa eh, possiamo dire che l'Italia sta ripartendo e noi vogliamo fare la nostra parte quindi ripeto queste opere di straordinaria rilevanza si uniscono a una stagione di investimenti che vuole dopo il Covid costruire speranza non sulla base di appelli ma di una programmazione concreta Ringrazio il governo e la ministra perché, ripeto, eh, anche rispetto a critiche che ci sono state, rispetto a un'accusa di un atteggiamento assistenzialista del governo legato all'emergenza, questi sono numeri e infrastrutture e cantieri che dimostrano esattamente l'opposto. Io sono orgoglioso di un governo che si è preoccupato di essere vicino alle persone nel momento del bisogno. Al tempo stesso, che ora si sta preoccupando di creare un paese più competitivo. E quindi è veramente una giornata importante. Ora noi correremo il più possibile per realizzare questi commissariamenti e al più presto aprire cantieri. Grazie. Grazie Presidente, grazie di cuore. Saluto. Eh, eh, L'assessore Alessandro, il presidente Patanè e tanti degli intervenuti eh, con i quali abbiamo condiviso e continuiamo a condividere una parte importante di un'esperienza istituzionale così serie che si inserisce, come diceva il presidente Zingaretti, in un tempo di grandi fatiche per le donne e gli uomini di questo paese e anche di questa regione ma anche di grandi opportunità grazie anche al risultato ottenuto dal governo italiano in Europa che consentirà sul fronte degli investimenti in generale e sul fronte in particolare degli investimenti infrastrutturali di dotarci di risorse che modernizzeranno, che aiuteranno, sosterranno la modernizzazione del paese affiancate a queste risorse, in parte ovviamente già previste eh, dalle nostre norme, dalla legge di bilancio ultima, dal fondo infrastrutture e da altre norme nazionali, noi dovevamo anche immaginare un modello di velocizzazione per la realizzazione di queste infrastrutture. E quindi <coughs> l'illustrazione che il Presidente ha fatto delle scelte strategiche per la Regione Lazio sta dentro ad un disegno nazionale complessivo che si articola sostanzialmente in tre questioni i progetti eh, di cui poi parlerò, le risorse che sono nazionali ed europee e le nuove norme, in particolar modo due norme che hanno a che fare con queste dimensioni di opere, l'articolo 9 del decreto semplificazioni che ridisegna i confini dei poteri dei commissari eh, e che assume, eh, diciamo così, il meglio delle esperienze commissariali dell'ultimo quindicennio per poter dare a tutti i commissari gli stessi poteri per poter intervenire su opere e dall'altra parte l'articolo 2. Il Presidente si è concentrato sulle nuove opere che commissarieremo nel Lazio, ma tutte le stazioni appaltanti laziali potranno beneficiare delle accelerazioni previste dall'articolo 2, senza bisogno di un nuovo atto del Governo, perché quelle accelerazioni sono, come si dice in gergo, autoapplicative, cioè la stazione appaltante comunale piuttosto che provinciale, che vuole fare l'opera di dimensioni ovviamente diverse da quelle che sono appena state illustrate, potrà immediatamente, già dalla pubblicazione che è avvenuta in questi giorni, potrà immediatamente accedere a queste accelerazioni. Per il Lazio, ehm, il, il, il totale nei prossimi otto anni di risorse stanziate dal governo e quindi diciamo così, con gli atti attualmente trasferiti, inviati al Parlamento, ci sono più di 13 miliardi di investimenti nei vari settori, tra autostrade, strade, ferrovie e i porti. Eh, di questi 6 miliardi sono eh, quelli che ricordava il Presidente, verranno destinati ad opere che verranno commissariate, il numero dei commissari sarà decisamente inferiore e per la, anche perché cercheremo di rendere omogenea l'attività commissariale come è giusto che sia e per quel che riguarda la tempistica considerato il modello previsto dal decreto legge semplificazioni contiamo di avere in sella i commissari entro il mese di settembre approfittando anche di qualche giorno di pausa estiva per poter completare diciamo così, la procedura di nomina. Um, dietro però a queste scelte c'è soprattutto un disegno, un'idea che riguarda tutta l'Italia e che riguarda ovviamente in particolar modo il Lazio che è una regione straordinariamente importante sotto il profilo economico e della regione della capitale. Il disegno che riguarda la vita delle persone e che rende più attrattivi i territori per gli insediamenti produttivi è quello di garantire all'80% degli abitanti del nostro paese, quindi all'80% degli abitanti del Lazio, di vivere a meno di un'ora da una grande infrastruttura di mobilità, che sia mobilità aerea, che sia mobilità ferroviaria o stradale. Tutti, l'80% dei laziali, al termine del completamento del piano che ha illustrato il Presidente, avranno la possibilità di stare a meno di un'ora da una grande arteria e quindi aumentare il livello delle opportunità di mobilità e quindi di tutte le opportunità conseguenti alla mobilità, essendo questa la regione nella quale, oltre ad esserci più importante porto croceristico e quindi passeggeri, del paese c'è anche il più grande aeroporto del paese. Noi abbiamo un modello che si basa soprattutto sul ferro. Ovviamente per questioni di impatto ambientale, di compatibilità ambientale, ma nel nostro modello il ruolo delle strade, del completamento degli assi viari diventa strategico soprattutto a supporto di alcune filiere produttive che ancora hanno l'esigenza di muoversi sul ferro. Vi faccio una battuta, ma è particolarmente vera. Solo l'annuncio fatto in conferenza stampa col Presidente del Consiglio di alcune opere e di un modello nuovo per affrontare le grandi opere e le infrastrutture del nostro paese ha determinato anche per il Lazio l'avvio di una serie di disponibilità di imprese di insediamento che Fa sì che, che ci confermino queste situazioni nelle nostre opinioni, miglioriamo la vita delle persone con le infrastrutture, diventiamo più attraenti, più affascinanti, più attrattivi per le imprese e per, e per gli insediamenti produttivi. Ehm, L'altro punto saliente dei progetti che abbiamo messo in campo per il Lazio, oltre appunto a questa opportunità per le persone, è quello legato all'intermodalità. Proprio perché le infrastrutture del Lazio sono particolarmente collegate al ruolo che gioca la capitale nel paese e in Europa, noi in tutto il nostro piano, oltre alle opere già elencate dal Presidente, ma nel piano di Italia Veloce Lazio, c'è anche tutto il collegamento ferroviario con gli hub principali. Della, della regione ovviamente questi progetti sono a livelli diciamo così, di, differenti di maturazione più maturo è il progetto sull'aeroporto stiamo invece lavorando sul progetto eh, legato al porto perché deve essere collegato ovviamente non soltanto ben collegato non soltanto sul piano stradale c'è un altro aspetto che per me è molto importante per il ruolo che io assegno, che noi assegniamo eh, all'impatto eh, all economico che giocano i porti in Italia in questo piano Italia veloce noi investiamo 400 milioni su Civitavecchia non commissariamo, non è nell'elenco illustrato il Presidente perché non commissariamo, ma il porto di, Civica, di Civitavecchia ha un potenziale di sviluppo e di incremento di effetto leva nel territorio circostante straordinario. Abbiamo fatto un'analisi molto approfondita, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle con la, la, la vicenda di Covid, per la quale peraltro ringrazio ancora tutti coloro che lavorano sul porto di Civitavecchia per la straordinaria professionalità dimostrata, per il supporto che è stato dato al nostro paese e per l'attività eh, retrostante della regione soprattutto sul piano sanitario perché su quel porto noi abbiamo dato la possibilità a tanti italiani e tanti italiani di tornare in quel tempo senza che ci sia stato Nicola nemmeno. Un centimetro di sbavatura sul modello organizzativo, quindi dimostrando dei livelli di professionalità tra la portualità e, e la sanità laziale veramente encomiabile eh, veramente e rassicurante, poi credo per chi vive in questa regione. Oltre, ovviamente, a tutto un intervento sulla città di Roma che. Prevede il commissariamento dell'anello ferroviario, ma che ovviamente ha anche tutta un'altra serie di investimenti particolarmente importanti. Ne cito alcuni che sono già stati approvati dalla conferenza Stato-Regioni perché, nella Regione Lazio, abbiamo inviato per quel che riguarda il, materiale, il rinnovo del materiale rotabile più di 350 milioni, ci sono solo per, le, eh, eh, per la rete viaria provinciale della città metropolitana. 6 milioni, abbiamo riconosciuto 720 milioni per finanziare tutti i progetti di trasporto rapido di massa. Ovviamente non vi sfuggerà che sono particolarmente concentrati nella capitale, per ovvie ragioni che è quella che ha più eh, questa esigenza e abbiamo anche finanziato ehm, la parte relativa alle reti eh, non, eh, alle reti ferroviarie regionali interconnesse alla rete per 114 milioni. Quindi Oltre al piano Italia veloce, che ripeto è oggetto dell'allegato del piano nazionale di riforme presentato in Parlamento, eh, noi abbiamo già anche concordato con la Regione e con gli enti locali una serie di interventi già finanziati, già approvati, i cui trasferimenti di risorse stanno avvenendo in questi giorni nelle casse degli enti locali, in modo tale che queste risorse siano immediatamente spendibili e determinino un effetto leva sull'economia e sulla produzione di ricchezza da distribuire in questa Regione, ovviamente molto rapido e molto veloce. Conclu Ludo. Ringraziando ovviamente il presidente Zingaretti per il sostegno che ha dato a questa nostra attività che è cominciata ovviamente molto prima di Covid, che avremmo voluto concludere nel mese di marzo con la presentazione di questo piano, ma ovviamente non ci è stato possibile per le vicende eh, pandemiche. Eh, lo ringrazio perché la revisione di questo piano che abbiamo fatto alla luce di quello delle esperienze che abbiamo maturato eh, su Covid ha avuto anche un protagonismo. Da parte della Regione Lazio importantissimo e di questo ringrazio ovviamente il, la, la, anche l'assessore. Io la, diciamo, il piccolo grande sogno che ho, visto e considerato che nell'elenco delle opere commissariate illustrate dal presidente ci sono anche delle opere che, eh, di cui si parla da qualche decennio, vero Nicola? Ecco. Il, sogno, il sogno che ho è di essere eh, almeno diciamo così, di poter mettere qualche pietra eh, sulla, eh, su, sul percorso fisica visibile che si possa toccare sul percorso delle opere che, che abbiamo immaginato sulle quali abbiamo immaginato di fare questo grande investimento dipenderà ovviamente dalla nostra capacità di governo dipenderà dalla capacità dei commissari ma soprattutto dipenderà dalla nostra determinazione perché come sempre quando le istituzioni vogliono riescono a raggiungere degli obiettivi che magari anche soltanto qualche anno fa potevano sembrare impensabili. Grazie. Adesso c'è un piccolo video di un minuto che rende chiaro quello che sta avvenendo ed avverrà, perché se non facciamo il video non ci credeva nessuno. Quindi adesso. <ride> Bene, grazie. Se ci sono domande... Ok, grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.